Presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna, a Ravenna, ha preso il via questo pomeriggio la 3 giorni dedicata al Settecento, un convegno internazionale dal titolo Il Settecento del XXI secolo, promosso dal Dipartimento e patrocinato dalla Fondazione Flaminia, dalla Società Italiana Studi sul secolo XVIII e dall'Università di Siena. Il convegno intende fare il punto sulla situazione degli studi sul secolo dei lumi. Professoressa Biagimaino, come è nata l'idea di questa 3 giorni per parlare del Settecento e del secolo dei lumi e quali sono gli obiettivi? Dunque, l'idea nasce dalla necessità di ridiscutere nel nostro secolo quello che è stato lo studio del Settecento per arrivare all'attuale intenzione di proseguire con una interdisciplinarietà maggiore, cioè lavorando insieme noi storici d'arte, io sono uno storico d'arte appunto di questo dipartimento, con filosofi, filologi, editori dei testi antichi, in maniera da ricomporre in un certo senso quello che è stata l'unità della Repubblica delle Lettere e delle Arti, che era nel Settecento. Quindi in questo convegno ci sono personalità che esprimono diverse indagini, diverse attenzioni per questo secolo così vicino a noi, soprattutto nei risultati che noi tuttora stiamo sviluppando. Quindi l'obiettivo è proprio quello di fare un chiarimento? Infatti il titolo è abbastanza significativo, anche se un po' enigmatico, il Settecento del XXI secolo, appunto. Cercare di capire a che punto sono arrivati gli studi sull'illuminismo, sull'antilluminismo, sulla pittura dell'epoca, proprio per fare un po' il punto e da questo riprocedere in questi studi su questo secolo così assolutamente importante e affascinante. Senta, quanto siamo debitori del Settecento? Tanto, direi che il pensiero attuale dipende moltissimo da quello che è stata la filosofia, la politica, l'economia del Settecento, e proprio su questo debito ci sono varie interpretazioni che sono sia in senso positivo che negativo, per questo è opportuno un confronto e una nuova riflessione, e l'università è ovviamente il luogo deputato per questo genere di scambi, tanto più che abbiamo la collaborazione della Società Italiana di Studi sul XVIII secolo, che si occupa appunto di tutto ciò che è filosofia e quant'altro del periodo. Un'occasione per rinvigorire la funzione culturale che ha il Dipartimento di Beni di Conservazione dei Beni Culturali, ma soprattutto è anche un'occasione perché nel suo insieme l'attività dei corsi di laurea, quella che era la facoltà, che oggi si chiama Dipartimento, ricostruisce, in questo caso il Settecento, il rapporto con l'illuminismo, ricostruisce un pezzo di storia dell'Italia che ha una funzione fondamentale anche nella nostra attualità, soprattutto nell'arte, negli studi, nella materia scientifica, nella ricerca, e quindi credo che sia uno dei compiti più alti che un corso di laurea si possa dare. Ringrazio la professoressa Biagimaino che ne è stata la coordinatrice, ma ringrazio soprattutto gli studenti che da Ravenna si dedicano a problematiche che non riguardano ovviamente solo la nostra città, ma che riguardano l'insieme della cultura internazionale. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.